amici di YouTube, io sono Davide Net, benvenuti nel mio canale, benvenuti in un nuovo video dedicato al mondo della mobilità elettrica. Oggi andiamo a parlare di una nuova auto elettrica che uscirà proprio a brevissimo, MG4 Electric, compatta, agile, 100% elettrica. Un prezzo davvero interessante, 30.000 euro. Andiamo a scoprire subito questa nuova auto che uscirà a breve in tutte le concessionarie. Allora, innanzitutto stai guardando in anteprima quella che è l'auto che viene venduta e non è male. C'è questo bicolore, questo colore particolare arancione, però poi del colore ti dirò una cosa che scoprirai man mano che spiego le cose, perché c'è una promozione in corso. Andiamola a guardare più nei dettagli. Allora, il design non è niente male, ha diciamo questa parte posteriore aerodinamica, futuristica, delle linee molto squadrate e quindi rende l'auto molto molto accattivante. La parte laterale è molto molto carina, con questi cerchi in lega davvero interessanti, e poi mi sembra abbastanza pulita anche la linea come è fatta. Sempre andando a scrutare quello che è la parte interna, state guardando in questo momento l'immagine di come è fatta dentro. Allora, diciamo che gli interni di questa MG4 assomigliano un po' ad alcuni marchi di auto che non voglio fare nome. Abbiamo questo cruscotto proprio davanti al volante, dove è possibile guardare l'autonomia, il navigatore di bordo, come vedo qui che c'è la freccetta, e ovviamente tutti i controlli degli ADAS. Al centro abbiamo questo comparto multimediale, sicuramente compatibile con Apple CarPlay, Android Auto e tutte le tecnologie del momento. Poi ovviamente va indagato un po' in maniera approfondita appena esce l'auto, però devo dire la verità, le linee non sono niente male, linee pulite, non ci sono troppi cianfrusaglie come si dice qui dalle mie parti, ma c'è l'essenziale ed è tutto concentrato con questi due schermi. Vedo qui un rotolino che pensa che è quello del cambio automatico, e poi abbiamo diciamo tutto pulito. Poi abbiamo anche una piccola tastiera che vedo qui, e quindi vedo i tasti del volume, triangolo di emergenza, insomma quelli più importanti. Andiamo a vedere adesso i dettagli tecnici dell'auto. Allora, l'auto dichiara fino a 450 km di autonomia in WLTP, oppure abbiamo anche la versione fino a 350 km. È chiaro che queste versioni in WLTP dobbiamo sempre prendere l'autonomia un po' con le pinze, nel senso viene dichiarato 4,50, ma sicuramente il dato è inferiore, come un po' tutte le auto elettriche. Abbiamo uno scatto da 0 a 100 in 7,9 secondi, non è nulla male. Per quanto riguarda la lunghezza è 4,28 m, larghezza 1,83 m, altezza 1,50 m. Un'altra cosa abbastanza importante è la ricarica dell'80% in 35 minuti, quindi con le tempistiche ci siamo in linea un po' con altre auto elettriche. Questi sono i tempi, qualche minuto in più, qualche minuto in meno, però diciamo che questo tipo di auto è economica, ma nello stesso momento si va a equipallare un po' a quelle che sono le attuali standard delle formule tecniche con altre auto. Ma adesso ritorniamo al colore. Vi avevo detto che praticamente vi avrei detto una chicca del colore, infatti registrandovi entro il 12 settembre e ricevendo le ultime novità e le informazioni, se acquisterete l'auto entro fine novembre potete avere in regalo lo sconto della vernice metallizzata, uno sconto pari a 650 euro. Quindi se non vi piace questa arancione la potete prendere grigia, nera, blu, rossa e altri colori, con il prezzo azzerato per quanto riguarda la vernice. Molto molto interessante.
Qui abbiamo i tagli da 350 e 450 km. Ora, diciamo, non viene specificato questo prezzo di partenza di 30.000 euro se è riferito a entrambe le velocità, ma penso, prendete con le pinze quello che dico, potrebbe essere riferito all'autonomia di 350 km, però non lo so, lo scoprirete nel dettaglio quando esce ufficialmente l'auto. Qui è possibile vedere il punto vendita della rete MG un po' come dislocata in tutta Italia. Io abito in Campania, a Salerno, vedete che il mio punto vendita c'è. Poi in base a dove abitate vi viene inserito un punto MG. Quindi andiamo a leggere adesso anche le note legali. Dove è scritto qui prezzo 30.000 euro, vediamo che cosa è scritto nelle note legali. Promozioni che si registrano al sito entro il 12 settembre e che concludono entro il 30 novembre 2022, il contratto di acquisto, riceveranno la vernice metallizzata in promozione. E quindi quello che vi dicevo io. Ovviamente il modello dell'auto MG4 Electric con vernice metallizzata in promozione a un prezzo al pubblico chiave in mano di 30.000 euro ed è dotato di batterie da 51 kWh e 64 kWh che consentono un'autonomia rispettivamente 350 e 450 km in WLTP. Quindi questo è tutto, promozione valida dall'8 agosto al 12 settembre, quindi la promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso. Quindi se volete avere lo sconto dei 650 euro per la vernice metallizzata e siete interessati a questo prezzo, io direi che potete fare un buon affare, sia per quanto riguarda il costo di 30.000 euro, sia per il fatto della vernice metallizzata. Ovviamente vedete sempre la copertura di zona per quanto riguarda la vostra rete MG. 30.000 euro, diciamo che è un prezzo accessibile per chi, diciamo, rientra nella fascia di persone che hanno un budget dai 20.000 ai 30.000. Poi, diciamo, chi può spendere di più nella fascia tra i 40.000 e i 100.000 euro, ovviamente valuterà anche altri marchi. Tutto dipende dal budget, quindi per accessibile io intendo la fascia di prezzo con cui magari una persona ha diciamo un'accessibilità per l'acquisto. Insomma, quest'auto la consiglio perché il prezzo è buono. Io penso che con 30.000 euro attualmente sul mercato difficilmente si riesce a comprare un'auto elettrica di queste dimensioni, con questa autonomia e soprattutto con una ricarica anche veloce. Un'auto spaziosa, un'auto con un design futuristico, un'auto di tutto rispetto che, diciamo, penso che può rientrare nella tasca un po' di tutti noi anche con un finanziamento. Ma per tutti i dettagli tecnici e per tutte le specifiche e tutto, ti invito ad aspettare l'uscita ufficiale di quest'auto. Quindi un'auto bomba da 30.000 euro da prendere in considerazione. Quindi vediamo che il mercato si inizia a muovere. Tesla ha abbassato il prezzo di una delle sue auto, MG propone quest'auto a 30.000 euro. Vi aggiornerò se ci sono novità in corso di nuove auto ad un buon prezzo. Mi raccomando, se vi è piaciuto quest'auto, se avete delle info da dare in merito, se volete dire la vostra opinione, lasciate un commento e un like. Io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Davide Net.